In Palestina sono stati trovati, certamente non nelle case dei poveri, ma nelle case di, diciamo così, dei borghesi e dei nobili, sono stati trovati degli impianti di riscaldamento modernissimi. Dunque loro avevano il riscaldamento ad aria. Avevano il doppio pavimento e sull'intercapedine loro facevano naturalmente, scaldavano l'acqua e il vapore lo facevano passare sotto nell'intercapedine, per cui avevate dei pavimenti caldissimi. Per questo loro camminavano a piedi scalzi. Nel mondo orientale non si cammina con le scarpe ai piedi dentro casa, si cammina a piedi scalzi, credo bene. Voi pensate che questo tipo di impianto non si trova solo nei centri urbani, nelle case appunto così dei benestanti, ma se andate a Masada, italiano Masada, quindi in mezzo al deserto, in questa montagna che si trova dirimpetto al Mar Morto, dove c'è questo enorme fortilizio ebraico del primo secolo, c'è la collina, c'è questo fortilizio, leggermente più in basso, in un piccolissimo altipiano, c'è la villa di Erode. Aveva sia il riscaldamento sia il condizionatore. Voi pensate che dalle cisterne di Masada, l'acqua che era custodita dentro la roccia, quindi era fredda, la facevano scendere, passava nell'intercapedine e raffreddava in mezzo al deserto. Si scoprono delle cose che sono straordinarie. I cosiddetti giardini pensili di Babilonia, finalmente si è scoperto come li irrigavano, con un dito, e magari con un dito, cioè avevano creato delle piccole gru che portavano su, facciamo conto, un grosso secchio d'acqua. Lo rovesciavano, un'altra gru prendeva, tirava su, ed erano i contrappesi così perfetti che bastava uno schiavo in fondo alla catena che spingesse una trave. È tutto automatizzato, senza inquinamento, e noi li chiamiamo popoli primitivi, ma va. Sì. Ma guardate, più si esplora, almeno da parte nostra, da parte dei biblisti, più esploriamo il passato, più comprendiamo meglio il presente. Ridimensioniamo il valore di tante cose e apprezziamo il valore di certe altre, perché l'apprezzamento lo si fa nella comparazione. Ora, se noi pensiamo, per esempio, alla scienza medica, ma è qualcosa di straordinario. La scienza medica di oggi è molto tecnica. Ma la sapienza medica, guardate che viene da lontanissimo. Che ci piaccia o meno, i medici sono depositari di una sapienza che arriva dal 2000 avanti Cristo. Dopo le tecniche ovviamente sono moderne, sono diverse, la chimica, la forza nucleare, sono strumenti enormemente importanti, però il modo di approcciare la persona malata, guardate che quella viene da lontanissimo, è una forma
di comunicazione, di dialogo, di diagnosi, che viene molto da lontano. Direi, se non ci fosse qui un mio amico che poi mi tira le orecchie, direi che è una specie di casta che si tramanda di generazione in generazione. Sì, buonanotte, ecco, si è svegliato. Si tramanda di generazione in generazione una sapienza che non è scritta sui libri. È il maestro che poi insegna al discepolo. Ma non è che la insegni esplicitamente, è stando insieme al maestro che tu la impari. Tu l'assorbi e poi, quando fai lezione, trasmetti questa mentalità al tuo discepolo, il quale a sua volta crea la catena. Sono cose interessanti. Sono cose interessanti. Perché esiste la patologia, ma esiste la persona. La patologia non è un caso, è una persona che ha quella patologia. Quindi con annessi e connessi. Affari loro. Torniamo al nostro testo. Dal versetto 14 abbiamo detto, fino al versetto 36, voi avete un lungo discorso di Pietro. Non è lunghissimo, ma è lungo abbastanza. Naturalmente un testo del genere, se voi lo guardate, lo leggete di corsa, vi fa paura. Troppo lungo. Noi siamo abituati a dominare brani molto brevi. Ma guardate che anche gli antichi erano abituati a dominare brani brevi. Infatti, provate ad osservare. Quando Pietro incomincia a parlare, come interpella i suoi interlocutori? Uomini di Giudea. Fate un saltino, andate al versetto 22. Cosa trovate scritto? Uomini di Israele. Andate al versetto 29. Ci siete? Voi avete un discorso scandito in tre punti. Questi tre vocativi vi danno la possibilità di prendere questo lenzuolo e suddividerlo in tre momenti. Sono tre temi e tre argomentazioni a sé stanti, una agganciata all'altra, si capisce, ma sono autonome. Per cui se voi leggete la prima parte siete già soddisfatti. Se leggete la seconda saltando la prima e la terza, ha questa seconda parte un suo pensiero e la cosiddetta terza parte ha una sua autonomia, pur essendo agganciata alle altre due. Noi daremo un'occhiata velocissima, perché fare l'analisi esegetica di questo discorso di Pietro ci porterebbe troppo lontano. Daremo una manoduzio, una conduzione per mano veloce per capire i concetti fondamentali. Siamo esattamente alla linea 39. Nella prima parte Pietro vuole dimostrare ai suoi interlocutori perché l'interpretazione si sono ubriacati di vino dolce e sbagliata. Naturalmente la argomentazione di Pietro è un'argomentazione di stile orientale, non appartiene alla logica nostra, appartiene alla logica di allora e degli ebrei di allora. Cosa dice Pietro? La prima cosa che dice è: questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Voi dite, se Pietro venisse nelle nostre osterie d'inverno, capirebbe che alle 9 del mattino si può benissimo essere già in statu letizie. Quando ero cappellano a Sanstino di Livenza, andavo all'università a Padova, c'era le domeniche dell'austerity. Noi avevamo
una chiesetta a cui prestavamo servizio che era distante 6 chilometri. Io la facevo in bicicletta, perché ovviamente ero il cappellano più giovane, quindi spedivano me a fare questa messa in questa chiesetta che si chiamava la chiesetta delle sette sorelle. Questo centro urbano era fatto così. C'era un canale con la strada accanto, che correva sull'argine. Accanto alla strada c'era una bella osteria. Osteria, strada, canale, chiesa. Case, una là. Chiaro? Quello era il centro delle sette sorelle. Chiesa e osteria, proprio i due perni della cultura di San Stino. E subito dopo la messa gli uomini di sette sorelle mi dicevano: Don, venga a prendere il caffè con noi. La chiccheretta di caffè va bene, ma il mezzo bicchiere di grappa era un problema, perché loro si scaldavano così. Potevano essere le 9 del mattino. La messa era alle 8 e quindi alle 9 noi eravamo già carburati. Poi arrivavo in bicicletta tutto felice a dire messa al centro, nella parrocchiale. Pensate se quella volta ci fosse stato il palloncino. Pietro dunque nega ma l'han fatto. Come? Beh, quella volta si poteva andare anche al centro della strada perché macchine non c'erano, essendo austerity. Dunque, Pietro prima di tutto nega che siano ubriachi e dà una motivazione che per la cultura di allora era una motivazione forte. In Oriente non ci sono ubriachi alle 9 del mattino. Ma poi porta un'argomentazione ancora più forte. A noi questa argomentazione non dice niente, ma nel mondo ebraico era un'argomentazione che tagliava la testa al toro. Cosa dice il nostro amico Pietro? Citando un brano del profeta Gioele, dice: guardate che oggi si è adempiuto quel testo. E avete questo lungo testo del profeta Gioele che annuncia lo Spirito Santo nei giorni del Messia, uno spirito donato a chiunque, non solo ai re o ai profeti, come nell'Antico Testamento, ma donato a uomini, donne, schiavi e liberi, giovani e vecchi, a tutti. E dice: guardate che state sbagliando interpretazione, perché quel brano oggi si è concretizzato qui. Questa è la prima parte del discorso, dunque dimostrare che l'interpretazione sono ubriachi è sbagliata. È sbagliata per due motivi, un motivo antropologico e un motivo teologico. Nella seconda parte invece di questo discorso, che incomincia al versetto 22, uomini di Israele, Pietro sintetizza l'interpretazione della morte e della risurrezione di Gesù. E lo sintetizza con lo stesso metodo con cui ha dimostrato che gli apostoli non sono ubriachi, cioè con l'argomentazione biblica. Ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene. Un'idea chiarissima di che cos'è il miracolo. Il miracolo lo fa Dio per mezzo di Cristo.
Quello che ha fatto Cristo si chiama miracolo, prodigio e segno. Dunque c'è qualche cosa di eclatante, c'è qualche cosa che supera l'ordinarietà, ma c'è anche qualche cosa che ti rimanda a qualche cosa d'altro. Questo è il significato delle tre parole messe insieme per ogni fatto che Gesù compie. Consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato. Voi lo avete bocciato, Dio gli ha dato 30 e lode. Ora Dio lo ha risuscitato liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dimostrazione che per noi occidentali non vale niente. Per l'orientale invece era qualcosa di assolutamente indiscutibile. Dice infatti Davide a suo riguardo, e cita il Salmo 16, «Contemplavo sempre il Signore dinanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli». Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, gli inferi non è l'inferno, ma è il regno dei morti. Nel credo apostolico si dice discese agli inferi. E a mia vecchia nonna diceva no. Voi preti avete sbagliato. Ma dico inferi, vuol dire la zona dove vivono i morti. E non mi ha mica creduto, perché lei si era fissata che la parola inferi indicasse l'inferno. No, inferi è appunto il regno dei morti. Perché tu non abbandonare la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Pietro cita questo testo perché nel mondo rabbinico, a lui contemporaneo, questo testo era un testo messianico. Il Messia non avrebbe visto la corruzione della morte. Allora Pietro fa 2 più 2 è 4. Gesù è il Messia. Gesù è risorto, sì, ma allora questo testo si è adempiuto nella persona di Cristo. Chiaro, 2 più 2 fa 4, non è che ci siano grandi salti logici. Dunque, nella seconda parte, attraverso un brano salmico, Pietro dimostra che Gesù è il Messia. Il fatto storico è: voi lo avete crocifisso, Dio lo ha risorto. Questo è successo? Sì, bene. Provate ad osservare cosa dice il Salmo. Dunque, se il Salmo, che è considerato un Salmo messianico, voi lo applicate bene fino in fondo, vi accorgete che Gesù lo ha adempiuto pienamente. Questa è una dimostrazione per il mondo ebraico inconfutabile. Versetto 29. Prima li ha trattati da estranei, uomini di Giudea, uomini di Israele, adesso li tratta da dialoganti, fratelli. Mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. È interessante. Un fatto storico diventa fondamento per una dimostrazione di fede. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, e la profezia di secondo Samuele 7, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Dunque viene fatta un'affermazione e la dimostrazione sta nella testimonianza. Cioè noi lo abbiamo visto.